consigliato da conoscenti, sono andato a vedere al cinema il film Barbie, pensando che fosse un film su un mondo di plastica, su in qualche modo anche sulla realtà virtuale, sul mondo così, tutto levigato e artificiale in cui viviamo oggi, che è un tema che mi interessa molto. Quindi un film che potesse essere simile a un filone di film che c'è ultimamente, che è iniziato un po' di anni fa con film tipo Super Size, insomma, indirettamente collegati a una visione tipo Truman Show, ma ovviamente declinati in vari generi, non nel genere distopico di Truman Show, ma sotto varie forme di commedia, di film ironico, drammatico. E insomma, ho pensato che Barbie potesse essere un film che alla fine rivelava un'anima del genere, cioè che partendo dal discorso di una bambola che poi è in conflitto con il mondo virtuale, va a vivere nel mondo virtuale dove trova che tutte le leggi che ci sono nel suo mondo di bambole non significano nulla, dove c'è la vita umana, insomma, che è anche sofferenza, che è anche istinto di morte, depressione, eccetera. E pensavo che questo film alla fine rivelasse una qualche visione del mondo, un discorso parallelo a quello della bambola Barbie, che ampliasse poi la visione del regista e degli autori a appunto una visione del mondo, a una rivelazione di qualche tipo, perché comunque fare un film così sulla bambola Barbie, eccetera, mi sembra un'idea che non potrebbe venire neanche a qualcuno che ha qualche problema mentale. E invece no, questo film è veramente il vuoto totale e non, veramente un film misterioso, perché innanzitutto mi chiedo come possa la Warner Bros., che è vero, è un grande studio, fa film commerciali, dominano lo scenario del cinema da 100 anni. Però la Warner Bros., anche se ti porta su Luna Park, anche se dirige i suoi prodotti verso un pubblico di massa interessato all'intrattenimento, comunque dà sempre una solidità ai suoi film, che possa, diciamo, non infangare la sua reputazione. Qui invece, per qualche ragione misteriosa, anche secondo me collegata a questi tempi che stiamo vivendo, dove il declino di Hollywood è davvero verticale, in discesa libera, quindi in qualche modo sembra che si voglia cercare strumenti in più per autodistruggersi, film in più per autodistruggersi. Beh, Barbie è sicuramente uno di questi film. La sceneggiatura è talmente vuota, talmente demenziale, sia come struttura generale, ma sia in maniera ancora più scioccante negli scambi di dialoghi che qualcuno deve aver scritto, a quanto pare appunto la regista Gerwig con suo compagno e co-sceneggiatore, quindi Greta Gerwig, la regista, e il suo compagno Noam Baumbach, credo si pronunci così. Non sono un esperto di pronuncia anglosassone. Noam Baumbach, forse. Niente, i dialoghi sono davvero stucchevoli. All'inizio,
chiaramente c'è il dubbio che possano essere, e in parte vorrebbero esserlo, una, come dire, dei dialoghi ironici sulla visione di un mondo di plastica, quindi i personaggi sono dei bambolotti, quindi parlano in quel modo stucchevole, proprio perché Barbie è una bambola, e quindi c'è tutto un gioco su questi dialoghi stupidi che potrebbe intrigare lo spettatore, se questo gioco rivela poi appunto una qualche visione più grande. E invece la regista, gli sceneggiatori, in particolare appunto la regista e il suo compagno che è anche regista, perdono totalmente il controllo di questo gioco, tant'è vero che anche alla fine quelle che dovrebbero rivelarsi le scene, come dire, catartiche, in cui a parlare sono gli esseri umani, quindi in qualche modo si sarebbe voluto far venire alla luce questo conflitto con la morte della bambola, insomma, che andando a vivere tra gli umani scopre la morte, eccetera, e poi diventa umana, una storia di Pinocchio deformata e castrata all'ennesima potenza. E perfino questi personaggi in conclusione risultano ridicoli, cioè le battute che pronunciano sono parossistiche, sono proprio il cliché del cliché del cliché del cliché del cliché che abbiamo visto in un film che era un cliché. Quindi proprio veramente un film che mi ha sconcertato. E vabbè, sorvolo su tutta la critica, insomma, che poi dice sì, il film non è riuscito, ma ovviamente è stato stroncato la maggior parte delle testate di critica cinematografica. Non potrebbe essere, c'è qualcuno anche che tenta di dire che è un capolavoro, ma ormai non c'è limite appunto a questa ondata di ignoranza, di regressione della cultura cinematografica in tutte le sue forme. E però insomma la maggior parte delle persone dicono che è un film mediocre, ma che ha delle scenografie che sono un capolavoro. Ma la scenografia in sé non significa nulla. Se io creo una incredibile scenografia, in questo caso nel caso del film Barbie, scenografie caramellate, quindi di tutti i colori, dal rosa che dominano fino a tutti quei colori che troviamo quando entriamo in un negozio di caramelle, quelle che sono nelle grandi città turistiche, no? Questi negozi che hanno tutte le caramelle colorate, ecco, una scenografia virtuale che insiste sempre sugli effetti speciali, sul virtuale, che è davvero inutile, scialba, autoreferenziale, totalmente scollegata da un film che d'altronde non esiste, quindi insomma non ci potrebbe essere alcuna scenografia. Sicuramente sarebbe meglio una ripresa storta di un cellulare lasciato a registrare per sbaglio su un tavolo di un ristorante, che filma magari gli avventori del ristorante che mangiano, e lì sarebbe una scenografia incredibilmente più interessante, più d'impatto, dove c'è la vita che scorre, vera, ma non perché sia vero, semplicemente perché sarebbe superiore a qualsiasi scenografia edulcorata da caramella che cerca di dare un involucro, una confezione a un film inesistente. Il terzo punto che colpisce molto è l'incapacità di questi registi, ma in fondo dello studio, della Warner Brothers, di puntare su delle idee,
puntare su dei veri sentimenti umani, su qualcosa che sia reale, insisto su questo termine, ma non reale dal punto di vista documentaristico, che sia veramente realistico, veramente preso sul serio dagli autori. Qui praticamente i registi, ma i registi in questo sistema, diciamo, degli studios di Los Angeles contano poco e nulla, lo sanno bene gli addetti ai lavori che si ritrovano lì, hai tutta una struttura che alla fine ti realizza il film, e qui si spiega come registi mediocri che vanno negli Stati Uniti poi si ritrovano a fare dei film che sembrano più o meno belli tanto quanto quelli dei fratelli Coen quasi, insomma. Uno si chiede, ma com'è possibile che questo regista mediocre italiano, per esempio, è andato negli Stati Uniti, ha fatto questo thriller e sembra un thriller quasi come Non è un paese per vecchi, quasi come quello dei fratelli Coen, semplicemente perché chi va negli Stati Uniti e conosce la lavorazione, diciamo, per compartimenti industriale, sa che alla fine il film si decide prima se dovrà essere un finto film d'autore o quanto vero film d'autore, ed è tutto previsto, e il film te lo fa la troupe, i professionisti, i grandi attori, grandi, tra virgolette, diciamo, grandi come nome, ma bisogna vedere poi quanto grandi come talento, e quindi c'è tutta una serie di dipartimenti che in realtà fa il film, che è già tutto deciso prima, quindi il regista ha uno spazio di manovra molto molto minore a quanto noi pensiamo, e al pubblico così un po' ipnotizzato che dice, ah, ecco il nuovo film di, dovrebbe dire, ecco il nuovo film di, è il nome dello studio, perché il sistema è questo. È stato sempre questo, e non è vero se vi dicono che oggi il regista è un creativo, gode di libertà creativa, no. Quando ci sono progetti che costano milioni e milioni di euro, non solo i temi vengono discussi, e sono quasi sempre i temi di cui si vuole parlare, quindi sono temi di propaganda, perché non si spendono milioni, decine di milioni di euro per fare un film così, deve contenere anche dei temi che servono a un qualcosa di più grande. Vabbè, ma tralasciando questo discorso, il film è attentamente pianificato in maniera industriale, quindi insomma. Ma ritornando al film Barbie, in questo caso magari c'è qualcosa in più, dato che gli autori sono anche registi, quindi sono sia autori della sceneggiatura, sì, vabbè, poi una dei due autori, Greta Gerwig, è anche la regista, quindi si presuppone che il film sia stato pensato, ideato e poi diretto in parte dalla stessa persona, e quindi ci sia una creatività, un'impronta personale maggiore. Ma ripeto, il film colpisce veramente per quanto insista sull'effetto speciale, sulla scenografia di plastica. E vabbè, ma il pubblico di appassionati dice, ma è un film su Barbie, su Ken, su pupazzi di plastica, quindi è bello, funziona, che c'è una scenografia, tutto il film è tutta di plastica, poi nel mondo reale invece c'è appunto il mondo reale. Sì, ma non è quello il punto. Il punto è quanto questa scenografia sia articolata, complessa, e quanto sia l'insistenza della regista, o meglio dello studio e di tutto ciò che è pianificato nel film scritto, che poi va a chiedere i milioni di euro per essere realizzato, su questo aspetto stupefacente, complesso della scenografia. Quindi le scenografie sono paesaggi e case di plastica incredibilmente stratificate, che le inquadrature, anche che durano pochi secondi, meriterebbero invece di stare un minuto sullo schermo per godere di tutte le stratificazioni, di quello che c'è in campo lungo, di quello che c'è in primo piano, dei personaggi che si muovono.
Cioè, le scenografie sono veramente complesse e sono collegate ad effetti speciali, perché sono delle scenografie virtuali in cui tutto è di plastica, il mare è di plastica, il sole è di plastica e Barbieland è un mondo di plastica. Ora, questo forse è l'aspetto più divertente, non è che le scenografie sono un capolavoro, no, non, no, perché non c'è il film, quindi non possono essere un capolavoro, a meno che appunto a qualcuno non piace entrare nel negozio di caramelle, e credo che ci sia una grande fetta di pubblico, perché questi negozi, per esempio, di caramelle colorate che proliferano in tutti i centri delle città turistiche come a Roma, e sono presi d'assalto dai turisti che entrano e godono di tutte queste caramelle colorate a forma di banana, di fragolina, eccetera, e si fanno insomma il loro pacchetto e poi se le mangiano. Quindi capisco che è una moda, è qualcosa che può piacere, questi colori sgargianti buttati lì gratuitamente senza motivo, però per un addetto ai lavori è palese il vuoto totale, cioè la mancanza di idee assoluta, di dialoghi, di storia, ma anche di personaggi, e poi ci arrivo al punto successivo, che deve essere continuamente riempita da queste scenografie, da queste immagini super edulcorate, che in film come Super Size, Truman Show e altri film, queste scenografie hanno un impatto, cioè hanno un valore simbolico, hanno un valore morale, e lo spettatore rimane anche spaventato da questo mondo di plastica. Cioè questa plastica suggerisce delle emozioni allo spettatore collegate alla narrazione della storia. Qui all'inizio si è infastidito, poi a un certo punto viene proprio voglia di alzarsi dalla poltrona e di andare via, perché queste immagini insistenti di plastica, di scenografie, di mondi virtuali, di Barbieland, sono proprio palesemente messe lì per riempire un film che altrimenti non ha nulla, non ha storia, non ha dialoghi. Non solo non ha nulla, ma cerca di mettere dei dialoghi, una struttura di storia che è veramente meno di quello che potrebbe produrre qualcuno che fa un corso di cinema pomeridiano alle scuole medie, per capirci. Quindi sarebbe meglio il nulla, sarebbe meglio uno schermo vuoto, come fece Derek Jarman, vabbè, ma oppure la società dello spettacolo di Gary LeBord, vabbè, ma siamo in un altro mondo del cinema sperimentale. Qui siamo nell'idiozia pura di un cinema hollywoodiano, va bene, commerciale, va bene, ma che ha perso anche la dignità, cioè la dignità di mettere delle cose interessanti, cosa che ha sempre fatto, in dei film commerciali, colorati, per i più giovani, non so, per quello che va a fare il Coldplay, appassionato di quel tipo di genere, però mettendoci anche un po' poca, no? Un po' di ciccia, diciamo. Questa cosa sta venendo a mancare sempre di più, quindi io ci vedo un declino notevole, in caduta libera, degli studios, che forse a questo punto devono mollare la presa e cedere la loro eredità a Netflix e altre piattaforme. È un film sicuramente che può piacere a una fascia di pubblico di Netflix, la fascia di pubblico più grande di Netflix, però fino a un certo punto. E qui arrivo ad un altro punto: ma siamo sicuri che questo pubblico a cui pensa la regista, lo studio, eccetera, di adolescenti, di giovani o giovani ragazze che hanno giocato con Barbie, magari hanno nostalgia, o che comunque ragazzi e ragazze interessati a questo mito della bambola, ma anche se questi ragazzi sono ancora acerbi, diciamo, se sono ancora inconsapevoli in qualche modo, come giusto che sia quando uno deve ancora crescere,
Ma fino a che punto si bevono questo tipo di spettacolo? Siamo sicuri che siano così stupidi? Non è così. Non è così perché i giovani anche durante la scuola elementare stupiscono a volte con delle riflessioni di una profondità impensabile. Quindi, sì, qualcuno potrebbe risultare appagato e divertito da questo roboante spettacolo di colori continuo. Ma siamo sicuri che la maggior parte dei ragazzi o del target di questo film, insomma, non si aspettasse davvero qualcosa in più da un film su Barbie, cioè non si aspettasse comunque una visione del mondo finale, quel minimo che ha sempre garantito lo studio, il grande studio, pur facendo uno spettacolo commerciale. Ma su questo io ho diversi dubbi, non credo che sia così. Ultimo punto è l'utilizzo di queste due grandi star di Hollywood, la protagonista Margot Robbie e il suo Ken, che sono degli attori che praticamente sono disponibili a fare qualsiasi cosa. Cioè, sembra che oggi gli attori non abbiano più la facoltà di scegliere come c'è stata prima, come hanno fatto i grandi attori europei, italiani, americani. Cioè, la capacità di scegliere dei progetti comunque che mantenessero un certo livello. Oggi gli attori che fanno questo sono pochissimi. Gli attori sono disposti a tutto, li vediamo in un film d'autore, al cinema che ci appassiona, e poi la settimana dopo li vediamo in una fiction televisiva becera dove proprio palesemente cercano di portare a casa lo stipendio. E si mettono nelle mani di registi che realizzano delle cose veramente mediocri, poi di nuovo fanno un grande film che ci emoziona. Ora, sembra che questa cosa sia sparita negli ultimi anni, negli ultimi 2 decenni, cioè gli attori sono ormai alla mercé di quello che passa il convento, come si dice. Cioè, devo prendere quello che viene perché se no rimango disoccupato. Mentre non abbiamo mai visto gli attori degli anni 60, 70 e anche 80 passare da film con grandi registi di tematiche importanti a fare stupidaggini proprio catastrofiche. Questo non succedeva ai grandi attori italiani, ma non succedeva, succedeva raramente. Negli Stati Uniti succedeva molto di più, ma comunque non come adesso. È difficile capire come ragiona questa industria se non entrando nell'ottica dell'autodistruzione. Appunto, ci dobbiamo autodistruggere perché dobbiamo poi essere alla mercé dello streaming, delle serie TV e di cagate varie. Perché, insomma, il protagonista ci ha regalato delle interpretazioni come quella che ricordo in First Man di Chazelle, che sono veramente interpretazioni importanti, drammatiche, insomma, da grande attore. Così come Margot Robbie ha realizzato delle cose strepitose. Come ultimamente Babylon, sempre di Chazelle, in cui fa un ruolo straordinario, come nel film di Tarantino, insomma in altri film. Ci si chiede quale sia la strategia che c'è dietro, cioè non mettersi a fare una Barbie,
senza uno straccio di sceneggiatura, con dei dialoghi imbarazzanti anche per dei ragazzini delle scuole medie, non lo so, quale sia la strategia, diciamo, manageriale a livello di carriera di attore, ma questi sono evidentemente elementi che a me sfuggono, che sono troppo ignorante, non capisco le dinamiche di quest'industria. Insomma, Barbie è un film che il primo tempo si guarda anche con interesse perché, forse non tutto il primo tempo, ma diciamo la metà del primo tempo si guarda ancora con interesse perché uno si chiede, è un film strano, un film particolare, dove vuole andare a parare, dove vuole andare a finire il discorso degli autori, del regista. Verso la fine del primo tempo già abbiamo perso le speranze, però non ci sembra possibile che non si vada a finire da nessuna parte. Ci deve essere un qualcosa che magari viene promesso in un primo finto ipotetico colpo di scena del film, che è quello in cui Barbie scopre questi sentimenti di morte, la cellulite. Allora lì lo spettatore è ancora interessato, intrigato e dice: ah, ecco, è stata una presentazione del primo atto lunga, dei personaggi quasi ridondante, però ecco, finalmente il colpo di scena ci porta nella vera anima del film. No, non c'è niente, non succede niente, non è neanche un colpo di scena quello, perché non si aggancia poi al seguito del film, o perlomeno si aggancia, ma in maniera molto molto debole. E alla fine del primo tempo, devo dire, io avevo già un po' perso le speranze, perché quando ti sei giocato già mezzo film e hai capito che c'è il nulla, però qualche speranza ancora c'è, perché dice: è possibile che ancora dobbiamo vedere per un altro secondo tempo, per tutto il secondo tempo, queste scenografie di plastica virtuali, ridondanti, queste battute sconclusionali. No, nel secondo tempo la cosa peggiora, peggiora, il film va proprio alla deriva, si inventano delle scene musical, per carità, in sé loro spettacolari, confezione eccezionale, quindi i critici di una certa fascia impazziranno, è un capolavoro di scenografia, di coreografia, questo è il musical della vecchia Hollywood. E certo, sì, è un po' il musical della vecchia Hollywood, però senza la struttura che regge quella scena, quindi così. Quindi vengono inventate delle scene buttate lì, il conflitto si perde e poi vengono su dei conflitti, cioè molto deboli. Da una parte ci sono i dirigenti della Mattel che sarebbero in lotta con Barbie perché la vogliono catturare, poi invece il conflitto si sposta e diventa quello tra le Barbie e i Ken, quindi tra il femminile e il maschile. Allora lo spettatore dice: Dio, questo è un discorso su che cosa? È un discorso sulla femminilità, sul potere maschile, sul patriarcato, sul ruolo della donna. Quindi magari uno spettatore proprio che dorme ipnotizzato comincia a pensare queste cose qua. Poi invece si sposta ancora di nuovo e diventa delle scene di action mischiate a musical tra i Ken, quindi vari pupazzi di Ken. Il protagonista si scontra con il Ken orientale, quindi uno si chiede: ma adesso il conflitto qual è? Dove siamo? Cosa significa tutto questo? Insomma, ne ho voluto parlare di questo film perché è veramente un caso clinico, un caso studio, diciamo, anche perché pare che che abbia successo. Io d'altronde ho trovato la sala piena e quando trovo la sala piena quasi sono invogliato ad andarmene, perché l'esperienza in tutte le centinaia di volte che sono andato al cinema negli ultimi anni, non prima, mi ha insegnato negli ultimi 10 anni che quando c'è la sala piena ci sono dei seri dubbi da porsi sul film ancora prima che inizi, quindi c'è da avere poche aspettative. In questo caso la sala era veramente quasi piena come non si vedeva da anni, e
E poi quindi inizia tutto il solito discorso dell'industria, dice meno male che c'è film come Barbie che riempiono le sale. Come se... Un discorso veramente folle, cioè nel senso, allora cosa significa? Se noi vogliamo, se le sale si riempiono proiettando i film porno, proiettiamo i film porno, no? E sicuramente si riempiono ancora di più di Barbie, quindi sdoganiamo il porno, rendiamolo accessibile a tutti e proiettiamo nei cinema, nelle multisale, solo film porno, tutto l'anno, 7 giorni su 7. Vabbè, quindi questi sono discorsi che non hanno nessun tipo di fondamento, sono discorsi inconsapevoli. Però ecco, il film è interessante da questo punto di vista, da un punto di vista quasi sociologico, perché a un certo punto io mi sono chiesto, ma siamo al secondo tempo, siamo all'inizio del secondo tempo, io ho voglia di alzarmi e di andarmene. Cosa che non ho fatto poi perché insomma ho preferito intrattenermi a guardare questo negozio di caramelle su schermo, dove voleva arrivare, che cosa voleva raccontare, quasi come un entomologo. Ma girandomi vedevo insomma un pubblico molto giovane che mangiava i popcorn, le caramelle colorate, e mi chiedevo ma come mai non c'è nessuno che si alza e se ne va? Perché a un certo punto, diciamo, verso la fine, gli scambi di dialoghi, che durano anche parecchi minuti, sono davvero imbarazzanti. Cioè uno dice, ma che cosa stanno dicendo questi qua? Io devo investire il mio tempo ad ascoltare questo tipo di scambio di dialogo? E invece no, la gente guarda il film, mistero, magari vi è piaciuto? Potrebbe essere che sono stati interessati fino alla fine a questo film? Non lo so, questo era quello che volevo dire sul film Barbie. Se vuoi comunque iscriverti a Indie Cinema, il canale dei film indipendenti di qualità, trovi il link in descrizione e puoi fare l'abbonamento sia mensile che annuale.